Il sentiero è un sentiero sicuro, non troppo rovinato da materiali come cemento. Sono i sentieri restaurati come le massicciate, dei selciati molto belli, quelli mi piacciono come sentiero. Un buon sentiero è un sentiero ben segnalato, chiaramente, che la gente non si perda e che non rovini troppo l'ambiente. Un bel sentiero si distingue non solo dalle qualità tecniche, dall'altezza, dalla larghezza, ma soprattutto dalla storia e dalle emozioni che ti fa vivere. Per noi, nella nostra organizzazione, abbiamo più o meno una quarantina di uomini impegnati sul terreno. Ma c'è tanto da fare, la manutenzione primaverile, se ci sono cadute piante durante l'inverno, poi in autunno abbiamo taglio di piante per costruzione di scalini, di tavoli, panchine, roba così. Il nostro lavoro è molto importante per far sì che la gente può camminare in sicurezza senza perdersi. Dobbiamo segnalare bene i sentieri, far sì che siano puliti, che non si facciano male, che trovino la meta dove devono arrivare, senza avere troppi, che abbiano anche un po' di avventura quando vanno da un posto all'altro. La cosa più interessante è che sei all'aria aperta e alla sera ti volti indietro e dici: ecco, guarda, quello che ho fatto è risultato bene tante volte. Il Ticino è una regione stupenda, il Lago Maggiore, cammini da 200 metri dal lago fino a 2000 metri e all'apertura come qua è molto bello, hai molti laghi di montagna, che questo in Svizzera in un altro posto non c'è. Vivere delle emozioni sui sentieri è molto facile, basta aprire gli occhi, il cuore e lasciarsi prendere da tutto quello che ci circonda, viverlo intensamente.